tenace di mister Coppitelli, mentre la Roma ha tanta voglia di riscattare la sconfitta contro la Juventus di domenica scorsa. Squadre che lentamente si avviano in campo sul rettangolo verde dello Sport Center di Assemini, in un clima molto variabile perché praticamente ha piovuto tanto fino a poco tempo fa e insomma le condizioni climatiche portano a un possibile cambio di meteo nel corso dei prossimi 45 minuti. Speriamo comunque di vedere sicuramente un bello spettacolo sia per Cagliari e sia per la Roma. Andiamo a leggere anche le formazioni ufficiali delle due compagini. Partiamo dagli ospiti. La Roma schiera un Marin in porta, difesa a 4 con D'Alessio, Keramitsis, Golic e Oliveras. Centrocampo Pisilli, Mannini, Vetgal. In avanti Joao Costa, Cherubini e Mblakar. Abbondanza in avanti per il Cagliari con Bodischi in porta, difesa composta da Idrissi, Catena, Cogoni e Arba. A centrocampo Sulev, Malfitano, Marcolini, in avanti Carboni sarà da supporto per Kingston e Vinci Guerra. L'arbitro sarà il signor Filippo Colannino della sezione di Nola, primo assistente Luca Bernasso della sezione di Milano, il secondo assistente Francesco Macchi della sezione di Gallarate. Inquadrato mister Pisacane, mister del Cagliari. Scaramanzia di baciare il campo, quasi come faceva da calciatore. Per gli amici delle statistiche, il Cagliari viaggia da 5 partite senza rete inviolata. Ferma a 3 la Roma. C'è un'altissima probabilità che entrambe le squadre segnano perché insomma portano tanti uomini nel pacchetto offensivo, anche per quanto riguarda i dati delle proposizioni offensive, entrambe le squadre appunto costruiscono tanto. Negli ultimi 4 invece confronti diretti, una vittoria per il Cagliari, 6 per la Roma. Siamo pronti. Fischietto del signor Colannino preannuncia il classico scambio. L'ultimo Cagliari Roma ha visto la vittoria dei sardi 2-1, era il 21 gennaio del 2023. L'ultimo invece incontro tra le due squadre, Roma-Cagliari, è finito con il risultato di 2-2. Capitan Cherubini da una parte, capitan Carboni dall'altra. Classico scambio dei gagliardetti. Eccolo qui invece, mister Federico Guidi. C'è anche molto vento, strano vedere insomma come si disporranno le squadre, quantomeno il vento chi potrebbe eventualmente facilitare nella costruzione, nell'allungare il pallone. Foto di Rito, la grinta di Idrissi. Tutto pronto, lo sguardo al cronometro, check dell'auricolare.
Comincia così la decima giornata tra Cagliari e Roma. E la Roma col primo possesso di palla. Golic. Kalamitsis prova a lanciare Oliveras. Marin. Passaggio per Mannini. Poi Golic. Ancora Marin. Prova a pressare subito il Cagliari, porta praticamente quattro uomini in avanti. Alessio Pisilli, contrastato da Marcolini. Palla tra i piedi di Marin. Passaggio per Golic. Oliveras. Mannini. Prova a partire Mannini, fermato da Arba. Con le mani l'esterno del Cagliari. A cercare Kingston. Poi la palla riacciuffata dalla Roma. Golic. Marin. Kalamitsis. Si sente dalla panchina un alza il ritmo. Si chiude qui il Cagliari. Marin tenta di far partire quantomeno un'azione beccando D'Alessio, però poi la palla gli ritorna. Avanza Marin, chiede di allargarsi, fa allargare i due centrali, riceve palla Golic, poi Oliveras. Detrigge anche Cherubin, attenzione qui Marin deve allungarsi per non permettere un'azione pericolosa da parte dei padroni di casa. Con le mani ancora Arba. Kingston, stop così e così. Contropiede invece della Roma, prova adesso a costruire. Pisilli allarga per Gio Costa. Gio Costa, stop. Gio Costa in mezzo, ci arriva Mannini. C'è stata anche una deviazione, probabilmente la deviazione di Carboni. Calcio d'angolo Roma. Da tutto quest'angolo Gio Costa. Palle per Oliveras, ancora uno scambio. Cherubini, tiene un po' di spazio Cherubini, vuole tirare, lo fa Cherubini, si sblocca il risultato. Il capitano apre le marcature con il numero 7, ha segnato Cherubini, e che bel gol direi. Roma in vantaggio alla prima occasione. Cherubini 50-50, si tira o non si tira, e ha fatto la scelta giusta perché permette alla Roma di passare in vantaggio. Cagliari 0, Roma 1, perplesso Pisacane. Si riparte, Kingston all'indietro. Carboni, Malfitano, scivola Malfitano, che va a servire Kingston. Palla tra i piedi della Roma. Dietro Riveras per Golic. Palla mal controllata. Calcio d'angolo Cagliari. Cagliari che sicuramente vorrà rispondere a questo
squillo e gol degli ospiti. Cross in mezzo, pallone che si impenna in mezzo. Riparte la Roma in contropiede. Occhio che adesso le marcature possono saltare. Controllo di Gio Acosta, lo scambio poi con Mannini. Controllo di Mannini. Cross dentro, non ci arriva Mlakar. Palla tra i guantoni di Wojcicki. Qui il cross interessante, lo stacco di testa però, di testa un po' fuori tempo. Catena, lancio lungo, cercare i Carboni, viene spinto da Oliveras. Punizione Cagliari. Qui una leggera, ma comunque fallosa spinta di Oliveras. Parte Cagliari con Idrissi, Carboni, lancio subito di prima a cercare e a trovare Inciguerra, viene spinto però da Keramitsis. Sentite anche Guidi in panchina, Kera girati e guarda la palla, quasi a voler evitare di polemizzare. Catena, Marcolini, larga per Idrissi. Va a partire Idrissi, contrastato da Gio Acosta. Ancora Idrissi, ne sono due però. Alla fine sappia il pallone Gio Acosta. Parte la Roma con Pisilli. Arriva il pallone, c'è Carboni. Rimessa con le mani per la Roma. Se ne incarica il numero 19 D'Alessio. Indietro per Marin. Avanza Marin, sembra chiamare un compagno con lo sguardo. Poi la palla di nuovo per Keramitsis. Marin. Prova a lanciare Keramitsis, viene contrastato da Vinciguerra, poi è bravo il difensore a recuperare il pallone e a concedere una rimessa con le mani a favore dei padroni di casa. Con le mani Drissi. Spito Kingston che scivola. Prova a palla ancora con il Cagliari, Carboni. Catena. Servire Arba, palla dentro per Kingston. Bravo Kingston qui a liberarsi di Golic. Provava a fare lo stesso di Oliveras. La palla ancora per Kingston. Cross dentro, vediamo se ci arriva qualcuno. Più alto Golic. La palla però è ancora lì con Sulev che tentava una mezza rovesciata. E avete visto come il terreno è un po' scivoloso, diciamo, in apertura che ho avuto fino a poco fa. Qui un po' il controllo, un po' la mancanza di stabilità. C'è Marin con il pallone tra i piedi. Ancora possesso palla Roma. Betkal. Golic, passaggio per Oliveras, controlla bene però riparte comunque la Roma. Qui ha chiesto un po' troppo Cherubini. Carboni, Arba, Cogoni, Marcolini, Idrissi, stop, attento di Idrissi. Marcolini, numero, lancio dentro, cercare Vinciguerra, in posizione di offside.
qualcosa da ridire mister Pisacane. La Roma in possesso palla, Oliveras, Golic che allarga Keramitsis, la palla però arriva di nuovo a Marin. Eccolo Keramitsis. Ancora Marin che chiede di far salire quantomeno gli esterni. Avanza la palla al piede, poi il passaggio per Keramitsis, c'è D'Alessio che si fa vedere. Giro palla molto difensivo qui della Roma, praticamente col portiere arriva ad avere un uomo in più, soprattutto con i lanci lunghi come in questo caso, tentando di favorire Gio Acosta. Palla però troppo lunga. Gogoni, Vozicki, può controllo così così di Vozicki. Attenzione che poteva essere anche un evidente fallo questo qui. Vozicki qui controlla male il pallone, franando anche su Mlakar. Planino, non c'è, non ci sono gli estremi di un penalty. Si riparte con il Cagliari. Carboni, Carba, c'è palla il terzino, poi ancora Carboni, si gira indietro per Cogoni, ancora Carboni, prova a partire, perde però palla pericolosamente direi, perché la Roma parte in contropiede. C'è Cherubini, cross dentro, la deviazione in calcio d'angolo di Cogoni. Parte subito la Roma, Oliveras, cross dentro, la telefonata per Vozicki. Cogoni aspetta la Roma, vuole graffiare il Cagliari. Idrissi, lancio dentro, giocare Vinci Guerra, c'è però Keramitsis. Pisacane mima di farsi vedere di più anche agli esterni, con le mani però Idrissi. Catena, Cogoni, Idrissi, scambio con Vinci Guerra, prova a partire Vinci Guerra, poi c'è Spiga sul pallone. Grave in un fallo Pisacane, messo con le mani per la Roma da Alessio Keramitsis, indietro per Marin. Sbaglia Keramitsis favorendo il mesto di Marcolini. Ancora Marcolini, Carboni, stagione indietro per Catena, la palla a Cogoni, viene servito ancora Catena. Idrissi, Catena, Carboni si fa vedere, serve all'indietro Cogoni, ancora il capitano che prova ad aprire per Arba. Rimessa Cagliari, numero 2 Arba, all'indietro per Cogoni, Catena, centrale per Marcolini, poi ancora Catena. Idrissi, ma palla l'11 Sulev, viene servito ancora Marcolini, poi Catena, ancora il 74, prova a rilanciare subito per Arba. Buono stop, poi cross in mezzo, non ci arriva Kingso, Vinci Guerra appoggia, poi prova il tiro, la palla resta ancora lì, c'è Sulev, arrivano tutti,
infine la prende Idrissi che deve controllarla, però sono 3 contro 1. Strappa via il pallone Gio Acosta, poi la riprende il Cagliari con Marcolini, 1 contro 1. Infine Betcal manda il pallone out, rimessa Cagliari già battuta con Carboni, la palla per Marcolini, all'indietro con pazienza prova a costruire il Cagliari, catena Sulev, la palla arriva in qualche modo a Vinci Guerra, vediamo se c'è il fallo di Golic, no, si può proseguire, dice l'arbitro, occhio che Sulev prova a calciare, la palla prende una strana deviazione, Kingston se la vede in ritardo nei piedi. Va tutto Marin che prova a lanciare subito Liveras, la palla è troppo alta per Manini. Cherubini sul filo della linea bianca del campo, prova a tenere palla il capitano e a rilanciare poi per D'Alessio, stop di petto per D'Alessio, palla a terra, scambio con Gio Acosta, prova a partire Gio Acosta, poi cade, non riesce a controllare il pallone. Pisilli prova a far svegliare un po' i suoi, Marcolini, catena, ancora Marcolini, Cogoni, Etienne, catena, andrà Cogoni, indietro per Bozicki, lancio del portiere a cercare Carboni, controllo preciso del capitano, si allarga adesso il Cagliari, prova a ripartire in contropiede, Carboni, palla lanciata dentro, non ci arriva Marcolini, era anche in offside, una buona idea questa di Carboni, palla però si è alzata un po' troppo, riparte la Roma con Pisilli, contrastato proprio da Carboni, chiude Idrissi. D'Alessio, Keramizis, Marin, deve prendersi palla Cherubini, poi prova a lanciare Gio Acosta, buon controllo di Gio Acosta che supera Carboni, poi serve ancora il capitano Cherubini, lo scambio con Gio Acosta, dentro la palla per Manini, prova a girarsi Manini, dall'aiuto di Cherubini prova a partire, poi qui franano i due giocatori della Roma, Cagliari provava a ripartire in fase di contropiede, c'è solo Vinci Guerra però davanti, Betcal, Pisilli, Keramizis, indietro per Betcal, poi Golic, arriva ancora Cherubini, Betcal, passaggio dentro, scambio di Pisilli, poi apertura per D'Alessio, si fa vedere Gio Acosta che riceve, controllo di Gio Acosta, la palla ancora per D'Alessio, cross dentro di D'Alessio, ci arriva Mlakar, la palla però resta ancora in aria, controllo di testa della difesa del Cagliari, e alla fine poi tenta di lanciare in avanti, ma ancora Roma con D'Alessio, scambio con Gio Acosta, ancora il portoghese, serie di finte, poi Pisilli, la palla dentro, cercare Manini, dispera Manini, preso importante velocità, forse sa che la Roma porta molti uomini in avanti, diciamo anche in apertura di partita, fa lo stesso il Cagliari con i 4 davanti, soprattutto quando Marin prova a rilanciare. Attacco Kingston, prova a servire Carboni, la palla però arriva di nuovo al capitano, l'apertura è per Arba, spinge il numero 2 Malfitano,
Cross dentro a cercare Kingston, cerca Ramizis. Poi la palla però viene spazzata dalla difesa giallorossa. Cherubini può lanciare Oliveras, c'è Carboni che di tacco serve Arba, il tunnel. Palla è salvata da Oliveras. Golic, lancio lungo in avanti, di testa Carboni. Lo scambio con Sulev, ancora Carboni. Catena, lo scambio con Malfitano, poi Arba, cross dentro, Vinci Guerra, controllo così e così, voleva girarsi, alla fine la Roma che guadagna un calcio di punizione con Pisilli, non ci sta Vinci Guerra, chiedeva forse un fallo. Questo è il contatto secondo cui Vinci Guerra chiedeva un'inversione. Esce intanto il sole lo Sport Center di Assemini. Oliveras, Golic, che era Mizis, gioca altissimo adesso da Alessio, infatti prova a scappare. Gioca Costa, dentro la palla di Pisilli per D'Alessio, vediamo se ci arriva il 19, ed è così, si allunga un po' troppo forse il pallone, la palla però è recuperata da Mlakar, cross dentro, lo stop, provava il tiro, e Rubini non è stata così, troppo tempo perso qui secondo me, riparte però in contropiede il Cagliari, qui Golic forse abbraccia in maniera troppo vistosamente Vinci Guerra, infatti è così. Giallo per il difensore della Roma, primo giallo del match. Stava scappando Vinci Guerra. Mlakar il cross dentro. Il controllo di Cherubini, poi ci mette un po' troppo tempo a tirare. Fatto sa che il Cagliari guadagna un prezioso calcio di punizione, il pallone il numero 10, il capitano Carboni. Chiama la distanza l'arbitro. Qui un abbraccio evidentissimo di Golic a Vinci Guerra. Ha rischiato tantissimo il difensore giallorosso. Posizionano i giocatori del Cagliari, c'è Carboni sul pallone, c'è anche Arba, potrebbe nascere qualcosa di interessante. Carboni, palla scodellata in mezzo a cercare Vinci Guerra, non riesce alla sponda. Prende tempo qui Marin. Cambia con Golic, ancora Marin, avanza come sempre il portiere giallorosso, quasi a voler far uscire comunque dalla zona i quattro del Cagliari, vedete come il pressing è molto alto. Poi Keramizis, ancora Marin, si dispera Keramizis che non trovava forse lo spazio. Ci può riprovare Pisilli, scambio con Gio Acosta, ancora Pisilli, uno contro uno con Carboni, Pisilli in area di rigore, lo scambio con Mannini. Spinta di Malfitano su Pisilli, permette alla Roma di guadagnare un calcio di punizione. Andiamo in replay qui, Pisilli scappava, Malfitano l'ha fermato come poteva. Sì.
Posizione della Roma sul pallone, Gio Costa e Pisilli. Posizione alla barriera Bozicki. Vediamo se i quattro della Roma si apriranno a formare un varco. Una finta, va il sinistro Joao Costa, pallone fuori praticamente dai radar, resta immobile Joao Costa. Qui un po' troppo frettolosamente Gogoni prova a rilanciare favorendo l'arrivo di Mlakar, ancora Roma. Bravo Cherubini a far difesa della sfera, poi con le mani il passaggio per Oliveras. Cross deviato, ancora calcio d'angolo Roma, scambio con Cherubini, palla scambiando un po' troppo pesto qui con Gioia Costa, però è ancora il capitano della Roma che provava a imbeccare Oliveras. Si sono capiti due, sarà una rimessa dal fondo con Vodicchi. Catena, palla lanciata per Kingston, serve Vinciguerra, Vinciguerra contro Calamizis, sono quattro, sono troppi adesso, Vinciguerra fa quel che può, prende posizione Vetkal, prende una punizione già battuta, palla dentro di Pisilli, imbarata da Cogoni, stop di Sulev. Poi Marcolini che scivolando provava a servire Kingston. Ancora un fallo qui. Partita che sembra prendere lo spartito delle divisioni d'azioni. Cade una leggera pioggerellina sul campo di Assemini. Qui Guidi tenta di organizzare le idee dei suoi. Catena, Cogoni, sentite come Guidi chiamava Pisilli, partito è partito, attaccare di più, la palla però è ancora della Roma, Riveras, Vetkal, Cherubini, ancora Vetkal, questa canna chiede maggiore pressing, tanto però è la Roma col pallone, qui Catena frana un po' su Gio Costa. Punizione Roma, ancora a terra Gio Costa. Pestone, piede sinistro. Conta i passi qui Colanino. A vedere qui. Chiede attenzione Pisacane, occhio al 5. Ovviamente le leve di Golic sono sempre importanti da calcio piazzato. Chiamo uno schema qui Manini. Vediamo cosa tireranno fuori i giallorossi. Punizione Roma, finta di Costa, poi Manini, palla dentro di testa Pisilli, palla comodamente tra i guantoni di Vodicchi. Il lancio per Arba, finta su Cherubini, ancora Arba, Sulev controlla la sfera, supera Vaclav. Sulev chiama Palidrissi, viene servito così così. Ancora Cagliari, qui si addormenta Marcolini, prova a far ripartire l'azione. Mlakar, ci arriva Gio Costa sul filo della linea di fondo. Poi ancora Gio Costa, la palla è per Manini. Vediamo se crossa, serve in maniera precisa Gio Costa che prova il piattone sinistro.
Azione bella della Roma, un po' meno il tiro a metà tra il piazzato e l'effetto di Joao Costa. È arrivato troppo in corsa forse il numero 11. 30 minuti sul cronometro, Cagliari 0, Roma 1. Il gol di Capitan Cherubini tiene fino ad ora. Carboni, Arba, poi Cogoni. Marcolini, lancio lungo, cercare Vinci Guerra, c'è Karamidzis però, Carboni, stop, si allunga un po' troppo il pallone, poi riesce a contrastare, a riperdere palla, si ferma qui Sigli che chiedeva probabilmente un giallo, punizione Roma, Vetkal, Karamidzis, D'Alessio. Scambio con Joao Costa, di prima per Pisilli, si porta in avanti il numero 8, ancora Pisilli, bravo qui Catena, non ha bloccato le finte, però perde di nuovo palla, ancora la Roma, Joao Costa, Pisilli, D'Alessio, ancora Pisilli, scambio con Joao Costa, prova a puntarmi Joao Costa, Catena ci mette il piede, Pisilli, ha il supporto dei compagni, Karamidzis, Vetkal, poi Golic, Oliveras, Cherubini, palla ancora per Oliveras, avanza qui l'esterno, prova a metterla dentro, deve solo toccarla Mlakar perché il pallone si infila dolcemente in porta e sono due per la Roma. Non ci sta Vozicki. Perplesso anche Idrissi, la Roma qui ha fatto tutto bene, Oliveras ha messo un pallone rasoterra teso, Mlakar doveva solo allungare il piede, 2-0 Roma, l'esultanza di Mlakar. Bravo Luca, dice mister Guidi, adesso però la partita è abbastanza in salita per i padroni di casa. Pallone Kingston, riparte Cagliari, Idrissi, Marcolini, poi Catena, scambio con Arba, poi Kingston contrastato da Golic, perde palla Kingston. Marin, Karamidzis, ancora Marin, Manini all'indietro ancora per il portiere, Karamidzis, Pisilli, controllo così così di Pisilli, dammela avanti dice Pisilli, ritorna in posizione D'Alessio, Karamidzis, D'Alessio, scambio con Vetkal, Golic, Oliveras, scambio con Cherubini, ancora si coordinano i due, Cherubini si porta in avanti, vede l'apertura per D'Alessio, servito però Joao Costa, adesso servito D'Alessio, non ci credeva però il numero 19 che il suo compagno potesse riservirlo. Con i piedi Vozicki, lancio lungo, la palla però è presa da Manini, Malfitano, Cogoni, passaggio per Carboni, prova a proiettarsi adesso il capitano del Cagliari,
Carboni, palla di Kingston in fuorigioco, sì. È partito molto più avanti Kingston. Si riprenderà ancora con il possesso Roma quando mancano 10 minuti al termine del primo tempo. La Roma è avanti 2-0 sul Cagliari. Tieni palla Marin, vuole trovare uno spazio. Chiaramidzis. Vetkal. E comincia a piovere su Assemini. Manini, Oliveras. Come con Cherubini. Chiama palla Pisilli. Poi lo scambio dell'8 con il 5 Golic, ancora Oliveras. Prova a portarsi in avanti il terzino della Roma, Oliveras, una serie di finte. Poi la palla dentro per Cherubini, ancora il capitano, vuole girarsi. Oliveras, cross dentro, non ci arriva D'Alessio, ci arriva però Idrissi. Pisilli lancia il pallone addosso a Idrissi, la palla resta praticamente sulla bandierina. In qualche modo arriva a Vinciguerra che fa buona difesa e fa respirare i suoi. Posizione Cagliari con Catena, Vozicki, Cogoni, Catena, poi ancora Vozicki, lancio lungo del portiere, di testa Carboni, arriva però prima Golic, Idrissi. Serve Kingston, prova a partire il 20. D'Alessio, Chiaramidzis, Marin. Stava per scivolare Marin. Golic. Ancora il portiere giallorosso. Chiaramidzis. Cherubini. Difende il pallone Cherubini, attaccato da Carboni. Vetkal. Poi Manini che scambia con Golic. Vetkal. Ancora Golic. Vetkal. Pisilli. Ancora Vetkal, poi Golic, sale il difensore giallorosso, Cherubini. Cambio gioco, cercare D'Alessio, scambio con Costa, arriva prima Catena. Con le mani D'Alessio, Pisilli, contrastato da Marcolini. Palla prende uno strano effetto, qui si scontrano D'Alessio e Kingston. Alla fine ha ragione Kingston con le mani Idrissi. Catena. Cogoni. Ancora Catena. Lancio lungo a cercare Alba, lo stop del numero 2. Poi Cogoni, ancora all'indietro per Catena. Vodicchi, Idrissi. Marcolini. Prova a costruire adesso il Cagliari. Sulev. Perde palla nel contrasto, permette alla Roma di ripartire a campo aperto. Gioca Costa in totale fuorigioco. La partita ancora prima del pallone, Gio Acosta. Calma,
Carboni. Si muove un po' più largo adesso il Cagliari, soprattutto con gli esterni. Marcolini, Carboni, ancora Marcolini, ancora Carboni. La palla per Arba. Arba contro Manini, ancora il numero 2, Arba supera un avversario, poi un altro, sono troppi, qui scivola anche sul contrasto di Manini. Vetkal, Golic, D'Alessio, Joao Costa, Keramidzis, Golic, Oliveras, Mannini, scambio con Cherubini, la palla arriva di nuovo a Oliveras che viene messo giù per l'arbitro, si può proseguire. Carboni, lancio dentro a cercare Kingston, c'è Golic di testa che stoppa sul nascere ogni intervento. Vediamo se qui Pisilli mette la palla fuori, no, scambia con D'Alessio, poi ancora Pisilli, si rialza Oliveras, si può continuare a giocare. Vetkal, Joao Costa, Keramidzis, ancora Vetkal, ancora Joao Costa, chiama palla Pisilli sul lato di destra. Joao Costa cambia tutto, favorisce Oliveras. Prova a partire Oliveras, scambio con Cherubini, ancora Oliveras. Mannini prova a girarsi, la palla troppo lunga. Però ancora Roma, Joao Costa, Pisilli, c'è un po' di spazio. D'Alessio, ancora Mannini, poi Pisilli, scambio dentro. Esce in tuffo Vozicki. Manovra il Cagliari con Idrissi. Scambio con Marcolini. Carboni, molto arretrato in questo frangente Carboni. Catena. Carboni. A servire Arba. Lancio lungo, cercare Vinci Guerra, fa buona guardia per Oliveras. La Roma riprende possesso palla con Marin. Oliveras. Golic è indietro per Marin. Prova a guadagnare comunque un giro di cronometro in più Marin, anche perché non trova effettivamente spazi se non per il solito Keramidzis. Scambio con Joao Costa, ancora Keramidzis, palla frettolosamente scodola di mezzo, c'è Idrissi, però occhio che il Cagliari prova a ripartire, però solo Idrissi non può far nulla. Marin controlla il pallone, poi serve Golic. Cherubini, ancora Marin, Pisilli, Joao Costa, taglia il campo Joao Costa, serve Oliveras, Joao Costa, ancora Gian Oliveras, Mannini, Cherubini, l'apertura per D'Alessio, scambio con Pisilli, all'indietro ancora per Cherubini, cambio gioco per Oliveras sull'out Mancino. Golic, Vetkal, Cherubini, lancio lungo, cercare D'Alessio che di testa serve Pisilli, poi Joao Costa. Azione Roma, D'Alessio, Pisilli, Cherubini, prova a scodellare il pallone, un tocco sotto,
Non c'è più tempo, però c'è invece il tempo di rispolverare le idee per il Cagliari, di bere un sorso d'acqua. La Roma, primo tempo, Cagliari 0, Roma 2, a tra poco, qui su Sport Italia per il secondo tempo. Hai presente quando nella vita le cose non vanno secondo i tuoi piani? Ecco, a volte questo ci fa perdere d'animo. Non prendertela, prendila con morbidezza. Nuovi Tempo, ancora più morbidi, biodegradabili e resistenti in lavatrice. La tua città ti meriti una gusto. Hai presente quando nella vita le cose non vanno secondo i tuoi piani? Ecco, a volte questo ci fa perdere d'animo. Non prendertela, prendila con morbidezza. Nuovi Tempo, ancora più morbidi, biodegradabili e resistenti in lavatrice. Hai presente quando nella vita le cose non vanno secondo i tuoi piani? Ecco, a volte questo ci fa perdere d'animo. Non prendertela, prendila con morbidezza. Nuovi Tempo, ancora più morbidi, biodegradabili e resistenti in lavatrice. Tutti per un... Hai presente quando nella vita le cose non vanno secondo i tuoi piani? Ecco, a volte questo ci fa perdere d'animo. Non prendertela, prendila con morbidezza. Nuovi Tempo, ancora più morbidi, biodegradabili e resistenti in lavatrice. Senza fa... Hai presente quando nella vita le cose non vanno secondo i tuoi piani? Ecco, a volte questo ci fa perdere d'animo. Non prendertela, prendila con morbidezza. Nuovi Tempo, ancora più morbidi, biodegradabili e resistenti in lavatrice. Tino contro... Hai presente quando nella vita le cose non vanno secondo i tuoi piani? Ecco, a volte questo ci fa perdere d'animo. Non prendertela, prendila con morbidezza. Nuovi Tempo, ancora più morbidi, biodegradabili e resistenti in lavatrice. Hai presente quando nella vita le cose non vanno secondo i tuoi piani? Ecco, a volte questo ci fa perdere d'animo. Non prendertela, prendila con morbidezza. Nuovi Tempo, ancora più morbidi, biodegradabili e resistenti in lavatrice. Piccanti e succulenta carne. Hai presente quando nella vita le cose non vanno secondo i tuoi piani? Ecco, a volte questo ci fa perdere d'animo. Non prendertela, prendila con morbidezza. Nuovi Tempo, ancora più morbidi, biodegradabili e resistenti in lavatrice. Papà! Hai presente quando nella vita le cose non vanno secondo i tuoi piani? Ecco, a volte questo ci fa perdere d'animo. Non prendertela, prendila con morbidezza. Nuovi Tempo, ancora più morbidi, biodegradabili e resistenti in lavatrice. Nuova Nuvola Santa Lucia. Hai presente quando nella vita le cose non vanno secondo i tuoi piani? Ecco, a volte questo ci fa perdere d'animo. Non prendertela, prendila con morbidezza. Nuovi Tempo, ancora più morbidi, biodegradabili e resistenti in lavatrice. Tutti per un... Hai presente quando nella vita le cose non vanno secondo i tuoi piani? Ecco, a volte questo ci fa perdere d'animo. Non prendertela, prendila con morbidezza. Nuovi Tempo, ancora più morbidi, biodegradabili e resistenti in lavatrice. Hai presente quando nella vita le cose non vanno secondo i tuoi piani? Ecco, a volte questo ci fa perdere d'animo. Non prendertela, prendila con morbidezza. Nuovi Tempo, ancora più morbidi, biodegradabili e resistenti in lavatrice. Pastoria. Hai presente quando nella vita le cose non vanno secondo i tuoi piani? Ecco, a volte questo ci fa perdere d'animo. Non prendertela, prendila con morbidezza. Nuovi Tempo, ancora più morbidi, biodegradabili e resistenti in lavatrice. Tante ordina e buon appetito! Hai presente quando nella vita le cose non vanno secondo i tuoi piani? Ecco, a volte questo ci fa perdere d'animo. Non prendertela, prendila con morbidezza. Nuovi Tempo, ancora più morbidi, biodegradabili e resistenti in lavatrice. Il futuro è quello che ti fa svegliare al mattino e ti tiene compagnia fino a sera. È quello che ti rende diverso dagli altri e uguale solo a te stesso. Il futuro lo fai scelta per scelta, a cominciare da chi avere accanto per arrivarci. Tu sei futuro. Se guardiamo solo all'Italia, l'Italia invece per un euro investito ci tornavano 10 euro, quindi è stato sicuramente un risultato molto impressionante. Reform Brand di moda etica
e sostenibile che realizza capi e accessori di alta qualità partendo da uno scarto tessile, un vecchio indumento che viene... Allora, in particolare gli annunci di ricerca sono molto efficienti perché ci hanno permesso di raggiungere nuovi mercati all'estero che sono molto attivi. Hai presente quando nella vita le cose non vanno secondo i tuoi piani? Ecco, a volte questo ci fa perdere d'animo. Non prendertela, prendila con morbidezza. Nuovi Tempo, ancora più morbidi, biodegradabili e resistenti in lavatrice. Lo Sport Chiami, la nostra rubrica dedicata alla mobilità che diventa sempre più sostenibile in compagnia di Citroën, ovviamente con Generation AMI e tutti i progetti targati Citroën. Sono in compagnia di Alessandro Musumeci, direttore marketing Citroën. Ben ritrovato Alessandro. Ciao a tutti, ciao Lisa. Questa puntata è dedicata, questi minuti sono dedicati a quelli che sono gli studi sui provvedimenti riguardanti il traffico. Sono studi interessanti che riguardano anche soprattutto il 2019, perché dobbiamo ricordare che gli spostamenti del 2020-2021 sono stati fortemente condizionati dal lockdown e dalla pandemia Covid-19. Per ciò che riguarda un po' i dati che interessano il mondo delle auto in generale, 30 milioni di italiani si sono spostati ogni giorno e si spostano ogni giorno, 70% per lavoro, 30% per lo studio, e ricordiamo anche che la modalità di traffico è individuale ma anche pubblica a seconda della zona ovviamente in Italia interessata. 36 milioni almeno una volta di italiani hanno usato l'auto nel 2019, 24 milioni invece hanno usato auto tutti i giorni. Passo la palla a te però, Alessandro, per andare un po' a ricapitolare quelli che sono i provvedimenti riguardo anche l'inquinamento in generale che colpisce anche il nostro paese. Sì Elisa, allora sicuramente i provvedimenti sono a livello europeo, la comunità europea ha lanciato quello che viene chiamato il Fit for 55, quindi entro il 2030 le emissioni dovranno ridursi del 55%, quindi un obiettivo molto ambizioso a cui le amministrazioni comunali stanno lavorando in generale. I numeri che hai citato tu sono numeri assolutamente importanti, abbiamo visto comunque l'aumento delle zone a traffico limitato per limitare appunto l'inquinamento dei centri urbani, abbiamo visto fenomeni anche come il car sharing e il carpooling che stanno aumentando. La nostra soluzione che vogliamo presentare ai giovani e a tutti è la soluzione di mobilità sostenibile con AMI, che è un oggetto chiaramente ideale per i centri urbani ma non solo, e si muove in modalità totalmente sostenibile e quindi va incontro a questa esigenza, che è un'esigenza fondamentale, un'esigenza che hanno tutte le nostre città e in generale il nostro paese. Quindi così noi vogliamo dare il nostro contributo a questo fenomeno e a questa problematica dell'inquinamento. Quindi soluzioni innovative da parte di Citroën, ancora una volta mi protagonista. Noi chiudiamo la nostra rubrica, vi ringraziamo per averci seguito, io ringrazio Alessandro Musumeci. Grazie a voi. E ovviamente ci lasciamo ad un nuovo appuntamento. Hai presente quando nella vita le cose non vanno secondo i tuoi piani? Ecco, a volte questo ci fa perdere d'animo. Non prendertela, prendila con morbidezza. Nuovi Tempo, ancora più morbidi, biodegradabili e resistenti in lavatrice. Liga, gli appuntamenti che vi propongo. Hai presente quando nella vita le cose non vanno secondo i tuoi piani? Ecco, a volte questo ci fa perdere d'animo. Non prendertela, prendila con morbidezza. Nuovi Tempo, ancora più morbidi, biodegradabili e resistenti in lavatrice. Hai presente quando nella vita le cose non vanno secondo i tuoi piani? Ecco, a volte questo ci fa perdere d'animo. Non prendertela, prendila con morbidezza. Nuovi Tempo, ancora più morbidi, biodegradabili e resistenti in lavatrice. Gliela presto. Mi scusi? Non c'è bisogno.
Hai presente quando nella vita le cose non vanno secondo i tuoi piani? Ecco, a volte alza il pressing, ci fa perdere anche l'animo. Non prendertela, prendila con morbidezza. Nuovi Tempo, ancora più morbidi, biodegradabili e resistenti in lavatrice. Fastweb presenta Missione Convergenza, per restare sempre connesso e fare tutto ciò che vuoi. Passa a Fastweb, scegli la fibra ultraveloce a 22,95€ al mese. Con Fastweb tu sei futuro. Minchia, bella psycho sta villa, eh? Accomodatevi. Manca soltanto l'ultima scena. Hai presente quando nella vita le cose non vanno secondo i tuoi piani? Ecco, a volte questo ci fa perdere d'animo. Non prendertela, prendila con morbidezza. Nuovi Tempo, ancora più morbidi, biodegradabili e resistenti in lavatrice. Hai presente quando nella vita le cose non vanno secondo i tuoi piani? Ecco, a volte questo ci fa perdere d'animo. Non prendertela, prendila con morbidezza. Nuovi Tempo, ancora più morbidi, biodegradabili e resistenti in lavatrice. Hai presente quando nella vita le cose non vanno secondo i tuoi piani? Ecco, a volte questo ci fa perdere d'animo. Non prendertela, prendila con morbidezza. Nuovi Tempo, ancora più morbidi, biodegradabili e resistenti in lavatrice. Santa Lucia, scopri la sua consistenza. Hai presente quando nella vita le cose non vanno secondo i tuoi piani? Ecco, a volte questo ci fa perdere d'animo. Non prendertela, prendila con morbidezza. Nuovi Tempo, ancora più morbidi, biodegradabili e resistenti in lavatrice. Hai presente quando nella vita le cose non vanno secondo i tuoi piani? Ecco, a volte questo ci fa perdere d'animo. Non prendertela, prendila con morbidezza. Nuovi Tempo, ancora più morbidi, biodegradabili e resistenti in lavatrice. Hai presente quando nella vita le cose non vanno secondo i tuoi piani? Ecco, a volte questo ci fa perdere d'animo. Non prendertela, prendila con morbidezza. Nuovi Tempo, ancora più morbidi, biodegradabili e resistenti in lavatrice. Hai presente quando nella vita le cose non vanno secondo i tuoi piani? Ecco, a volte questo ci fa perdere d'animo. Non prendertela, prendila con morbidezza. Nuovi Tempo, ancora più morbidi, biodegradabili e resistenti in lavatrice. Po di Cagliari Roma. Roma in vantaggio 2-0. Le reti di Cherubini al quarto minuto. Mlakar al 32esimo. Una Roma che, possiamo anche dirlo, senza troppi patemi d'animo, è andata in vantaggio. Il bel gol di Cherubini da fuori area. Poi l'appoggio morbido di Mlakar che su cross rasoterra di Oliveras ha praticamente spinto il pallone in porta. Clima molto molto variabile qui ad Assemini. Già nel primo tempo sole misto a leggera pioggia. Un paio di giocatori in maniera senza troppa foga. Un peccato di terreno scivoloso. Si riscaldano intanto i giocatori del Cagliari. Quadrato il numero 5, Manuel Conti. Partita però in salita per il Cagliari. Sotto di due reti, vediamo se mister Pisacane cambierà qualcosa. Arriva anche la panchina della Roma.
Vediamo se entrerà in campo il numero 5 Conti, per lui è un derby. Figlio di Daniele Conti, nipote di nonno Bruno Conti. Eccolo qui inquadrato, il numero 29 Mlakar, mister Pisacane. Vediamo se le squadre resteranno con gli stessi 11. C'è Carboni, c'è Marcolini, c'è Vinci Guerra qui. Prepara Playa, numero 2 Playa, vediamo se prenderà il posto di un esterno, di un centrale. Primo cambio, l'opera Guidi, esce il numero 5 Golic, ammonito, entra con il numero 2 Matteo Playa. Cambia nulla a livello tattico, sempre un 4-3-3 per la Roma, 4-3-1-2 per il Cagliari. Prova a difendere il vantaggio mister Guidi. Kingston sul pallone, schietto in bocca, si comincia, anzi riparte il secondo tempo di Cagliari-Roma. Cogoni, Arba, lancio subito lungo a cercare Kingston. Ecco il primo intervento di Playa, di testa. Con le mani Arba, Cogoni, catena. Carboni, dribbling di troppo, perde palla qui Carboni. C'è Pisilli, il lancio a cercare Gio Costa. Controllo del 11 giallorosso, poi cross in mezzo, la rovesciata! Spettacolare e precisa qui di Cherubini. Bravo Wojcicki. Riparte però il Cagliari con il numero 17 Malfitano, poi Marcolini. C'è Idrissi, cross dentro, non ci arriva Vinci Guerra, la palla però è ancora a Cagliari. Tiene palla Marcolini, prova a girarsi, prova a servire Idrissi, c'è però un attento D'Alessio. Rivediamo pure il replay della splendida mezza rovesciata di Cherubini. Idrissi. Prova a partire Idrissi, supera un avversario, passaggio per Carboni, sinistro, metà da tiro in cross. Qui Marin rimprovera i suoi. Rimessa dal fondo della Roma. Playa. Batte lui. Marin. Vetkal, poi
Scambio con D'Alessio. Si fa vedere Gio Acosta, viene messo giù. Fa continuare il direttore di gara. Malfitano. Ancora a terra Gio Acosta. Perde palla Malfitano. Recupera il pallone la Roma. Mannini. Si allarga Cherubini. Mannini, viene servito Cherubini. Il destro di Cherubini. La parata attenta di Vosicki. Entrata molto bene in partita la Roma adesso. C'è però ancora a terra Gio Acosta. L'arbitro adesso se ne accorge e ferma il gioco. È entrata in campo molto bene la Roma. Già due azioni importanti. Tutte a stampo Cherubini. Chiama l'ingresso però dello staff medico. Con la Ninno. Fatto male Gio Acosta. Qui Cherubini prova a piazzare il piattone. Attento Vosicki. Ancora a terra Gio Acosta. Esterno giallorosso si è fatto vedere molto. Qui proprio l'azione del fallo con Idrissi che ha lucato un po' troppo il piede franando su Gio Acosta. Zoppica un po' il numero 11. Lancio lungo di Kalamidzis, cercare Cherubini che di testa favorisce appoggio di Mannini, poi ancora Cherubini, lancio lungo, cercare Mlakar. Vodicki. Cogoni. Qui il fallo di Malfitano. Parte il Cagliari con Arba, Idrissi. Supera un avversario Idrissi, viene messo giù. Punizione e giallo per D'Alessio, forse. Anzi no, l'arbitro Grazia, il numero 19 della Roma. Fallo però evidente, qui Idrissi scappava via. Bello il dribbling qui di Idrissi, D'Alessio non può fare altro che mettere un piede. Punizione Cagliari, sviluppi importanti questi per una possibile trama offensiva. Sul pallone Capitan Carboni. Si fa vedere anche Sulev. Attenzione al fisico di Catena. Il fischio. Palla in mezzo messa da Carboni. Ci arriva Catena, arriva però Vinci Guerra. Prova a partire Vinci Guerra. Contro Liveras. Alla meglio il terzino della Roma. Calcio d'angolo Cagliari, sul pallone ancora Capitan Carboni, passaggio finta per Sulev, poi la palla arriva Idrissi, lo scambio ancora con Idrissi che controlla, si gira il sinistro di Idrissi e la parata miracolosa di Marin, il portiere era già giù, poi col piede al guizzo giusto per fermare il tiro, qui Idrissi la palla prende una deviazione,
Bravo Marin qui a avere il guizzo di allungare comunque il piede. Parte da Roma con Vetkal. Playa, Oliveras. Cherubini di prima a cercare Mannini. La palla però arriva di nuovo Oliveras. La rimette per Cherubini. Apertura per D'Alessio. Joao Costa. Pisilli. Chiama palla Cherubini. Viene servito il 7. Poi Pisilli. Joao Costa. Tocco per D'Alessio. Prova a partire il 19 giallorosso. Guadagna un calcio d'angolo. Attenzione che però zoppica i drissi. Non ce la fa forse Idrissi, qui va a terra, chiede il supporto dello staff medico. Una botta tra coscia e ginocchio per il numero 3 del Cagliari. Se complice anche un campo abbastanza pesante, questi contrasti comunque ti permettono di far etichettare gli scarpini nell'erba, però poi al contrasto la gamba rimane ferma senza nessun movimento. Chiama uno schema qui da Roma, sarà calcio d'angolo per gli ospiti. Pallone Joao Costa. Vediamo cosa organizzano i giallorossi. Pisilli e Cherubini liberi. Ci allarga Joao Costa. Sbatte l'angolo Mannini, arriva di testa Mlakar, la deviazione però è di Catena. Ancora Roma con Joao Costa, poi Pisilli. Dietro per D'Alessio. Playa. Oliveras. Cherubini. Provava a servire Mannini. Parte però in contropiede il Cagliari, Vinci Guerra. Ci allarga Carboni che riceve. Controllo del capitano col mancino, supera Playa, favorito però dalle lunghe leve il nuovo entrato della Roma. Non è d'accordo Carboni per questa rimessa affidata alla Roma. Playa, Marin, Keramizis, Pisilli, lancio lungo, cercare Joao Costa, ci arriva però Catena, Idrissi, recupera palla da Roma ancora con Joao Costa, che non supera Marcolini, gli strappa via il pallone, riparte il Cagliari con il numero 74, Carboni, Oliveras, senza mezzi termini, scaraventa via la sfera. Camara. Vodicki. Ancora Etienne Camara Catena. Palla lunga, cercare Vinci Guerra. L'idea era buona, l'attaccante però era un po' in ritardo. Con calma la Roma prova a ripartire. Marin. Questa partita ormai abbiamo imparato lo schema metrico dei giallorossi, che con pazienza sono riusciti comunque a portarsi in vantaggio per 2-0.
Qui però perde palla la Roma, riparte il Cagliari, Vinci Guerra, uno contro uno, Vinci Guerra, prova il destro, Vinci Guerra, e Marin compie un mezzo miracolo. Era un po' fuori dai pali, stava rientrando in porta, ha fatto bene a non abbassarsi. Marcolini viene messo giù, la palla resta tra Mannini e Marcolini, alla fine però è Chiaramidis che manda il pallone avanti, recupera palla Idrissi, cross in mezzo, Kingston, non stop a seguire, Carboni! Cosa ha sbagliato Carboni? Era un rigore in movimento e qui Marin davvero è stato graziato, mentre qui la bellissima parata del portiere dei giallorossi. Bella però l'azione del Cagliari che con tenacia è riuscita a portare al tiro Carboni. Qui però c'è un altro cambio per i giallorossi, fuori il numero 11 Gio Acosta. Entra con numero 18 Manuel Nardosi. Non è apparso molto contento Gio Acosta della sostituzione, era però a tratti parso anche un po' stanco, oltre che imbeccato di falli dagli avversari. Marin Chiaramidis avanza il difensore, poi appoggia per D'Alessio, pallone per Pisilli, cross dentro, giocare l'arrivo ancora di Pisilli che scambia con un compagno, Pisilli contro Cherubini, la palla dentro, Pisilli! Bravo qui Catena a fermare l'azione e il tiro era secondo me più che diretto in porta. Parte Cagliari con Kingston, Kingston contro Chiaramidis, una serie di spinte, per l'arbitro non c'è nulla. Playa, Oliveras, ancora Playa, Cherubini, poi Oliveras, all'indietro per Marin. In testa Mlakar, arriva però prima Cogoni, riparte da Roma Cherubini, cross dentro a cercare Mannini, controllo il numero 16, arriva ancora Cherubini che prova il tiro a giro, era interessante, Mlakar però è andato più avanti rispetto al tiro, cambia anche il Cagliari. Fuori Sulev per Pulina. Mentre torna a piovere su Assemini. Entra con il numero 36 Sofiane Achour. Vediamo se esce uno tra Malfitano e Marcolini. Riparte il Cagliari. Boni, palla dentro per Kingston, lo stop di Kingston, un cross raso terra, poi la palla arriva da Schur. Va bene, dai! Ancora Cagliari, cross dentro. Vai, vai, vai.
Ciotangolo Cagliari, Carboni muove i fili dei suoi compagni di reparto. Qui Drissi strappa il pallone, Drissi la palla per Pulina, il controllo, Pulina di destro. Non riesce ad avvicinarsi allo specchio della porta. Si arrabbia qui Cherubini, voleva una fase più attenta di impostazione. Idrissi, Carboni, Catena, palla però arriva a Cogoni. Arba, sbaglia qui il cross. Con le mani Cagliari, ancora con il numero 2 Arba. Cambio poi con Pulina. Collini dentro. Vodicki. Catena. Marcolini. Qui rischiava il controllo così e così. Ancora Cagliari con Pulina. Non riesce a superare Oliveras. Sbaglia però il rinvio Oliveras, la palla però in qualche modo ritorna alla Roma con Manini. Bravo Cogone ad anticipare tutto. Qui a terra Kingston, parte ancora la Roma con Manini, palla dentro a cercare Cherubini, fa buona difesa Arba, Pulina, Marcolini, cross lungo nella terra di nessuno. Con le mani Marin, Betcal, ancora Marin, intanto confermiamo l'uscita del numero 17 Malfitano, è entrato il numero 9 Ashur, quasi un tridente adesso per il Cagliari con Vinci Guerra, Ashur e Kingston. Marin, passaggio per Silli, poi ancora Vetkal, Oliveras, sale Vetkal, c'è Arba però, poi Cogoni, sbaglia il passaggio, Vetkal, Pisilli, non ci arriva D'Alessio, riparte il Cagliari con Idrissi, che scappa via sulla sinistra, ancora Idrissi, fortunato nel rimpallo, passaggio per Ashur, prova a controllare il pallone Ashur, si scappa, Ashur! Marin, quasi di bagger. Bravo Ashur a liberarsi. Carboni prova un tiro a giro, la palla però si impenna. Buon tiro di rabbia qui per Carboni. Vetkal, Playa, Manini, Oliveras, Pisilli, Keramidzic, Pisilli, Cherubini ormai gioca un po' più avanti, libero di spaziare, Pisilli, centrocampo a fare un po' da play. Playa, Oliveras, dietro il pallone per Marin, Vetkal, ancora lo scambio col portiere,
Marin, Mannini, Betcal, Playa, ancora Marin, Betcal, Cherubini, l'arca per D'Alessio, Playa, Oliveras, attaccato da Pulina, accelera in pallo Mannini, Playa, Betcal, prova a ragionare qui da Roma, bravo qui Gogone a rubare il pallone, Catena, Kingston, poi Carboni, ruba palla, la richiede, servito con un po' di ritardo qui, però c'è ancora Cagliari con Arba, contrastato da Mannini che gli strappa via il pallone, Mannini e Cherubini, attenzione a Mannini, in avanti Mannini, passaggio un po' troppo in ritardo qui l'azione della Roma, poi Vodicchi con i pugni così così, la palla finisce ancora a tre piedi della Roma, ancora con capitan Cherubini, un 2 contro 1, tiene palla Cherubini, poi Mannini, l'apertura è per Oliveras, cross dentro di Oliveras, Cogoni spazza via, si arrabbia Cherubini, dice di stare più attenti, soprattutto di finalizzare quanto prima, ancora un cambio in casa Cagliari, esce Carboni, dentro Mamadou Baldé, fuori anche Kingston, dentro con il numero 45 Ismael Konaté, stravolge completamente la fase offensiva mister Pisacane, Cagliari ancora sotto di 2-0, siamo al 70° del secondo tempo, calcio d'angolo Roma, Nardosi, Oliveras, Paolo Riveras, riparte qui il Cagliari, fa in maniera brillante con Vinciguerra, Vinciguerra contro Cherubini, sono troppi, Cherubini, passaggio per Oliveras, Playa, D'Alessio, Keramizis, dietro per Marin, Playa, Oliveras, anzi Cherubini, un po' stanco forse qui Oliveras, lo stesso Cherubini, hanno speso tantissimo i due, soprattutto coordinandosi sull'out, Arba, Baldé, Mannini ruba via il pallone, passaggio per Pisilli, Nardozzi si butta in avanti, attaccato, contrastato, deve liberarsi della sfera, la palla è per Pisilli, ha un po' di spazio Pisilli, poi serve Nardozzi, il controllo, palla col mancino di Nardozzi, frettolosa l'azione di Nardozzi, il tiro però è stato anche leggermente deviato, guadagna un calcio d'angolo la Roma,
dalla bandierina Cherubini e Nardozzi. Calcio d'angolo della Roma, qui un tuffo abbastanza falloso, forse il contrasto tra Cogoni e Catena. Da parte di Mlakar, in contrasto con Idrissi, diventato capitano dopo l'uscita dei Mordici Carboni. Vodicchi. Cogoni alza un campanile per Konaté. Baldé. Pulina. Baldé. Pulina. Marcolini. Scambia con Baldé. Fa vedere a Shour. Vuole fare però tutto da solo Vinci Guerra. Qui si fa rubare il pallone da Pisilli. Scappa via però Nardozzi. Ancora Cagliari con Baldé. Qui contrastato da Mannini. Recupera la sfera la Roma. Parte il contropiede con Mannini. Serve Cherubini. Cherubini contro Arba. Apertura per Mannini. Prova il cross Mannini. Ci arriva Nardozzi. Pisilli. Appoggio per D'Alessio. Betcal. Keramidzis. Poi D'Alessio. Ancora Betcal. Palla lunga, cercare Mlakar, controllo dell'attaccante giallorosso, prova a girarsi, serve ancora Nardozzi, cross dentro, Cherubini ancora con una mezza rovesciata e ci ha preso gusto. Baldé, Pulina, qui Oliveras allunga un po' troppo il piede per prendere la sfera e si becca anche un giallo. Monito Oliveras. ...75 sul cronometro, sempre 2-0 Roma. C'è Mlakar però a terra, evidentemente si è fatto male alla mano sul contrasto con Idrissi di poco fa. Qui il fallo di Oliveras. Punizione Cagliari, Cogoni sul pallone. Pulina larga per Arba, prova a partire Arba, supera un avversario, ancora Arba, Mannini si frappone, non riesce però a regalare il calcio d'angolo agli avversari. Dal dischetto Pulina, rientra nel frattempo anche Mlakar. Attenzione ai saltatori del Cagliari, tra questi soprattutto Catena, lancio lungo, tiro di prima di Vinci Guerra. C'è un cambio in casa Roma,
entra col numero 30 Graziani. Vediamo se prende il posto di Mlakar, invece no. Prende il posto dell'ammonito Liveras. E anche lui non sembra d'accordo. Dentro Leonardo Graziani, Aquilano, classe 2005. Attenzione al Cagliari, Idrissi, la palla è per Vinci Guerra, prova a lanciarsi da solo Vinci Guerra. C'è però la buona guardia del duo d'Alessio Keramizis. Calcio d'angolo per il Cagliari, dalla bandierina va Pulina. Palla dentro, salta Schur, poi ancora il pallone arriva Vinci Guerra. Uno stop così così. Prova a rilanciare il pallone Cherubini, c'è Baldé. Cogoni. Arva, ancora Cogoni. Marcolini all'indietro per Catena. Marcolini, Cogoni, Baldé. Ancora lo scambio Catena Baldé. Di prima Vinci Guerra, di testa per Konaté. Qui Baldé scalcia Cherubini e guadagna un calcio, un cartellino giallo. Ha tutta la voglia il Cagliari giustamente di provare quantomeno ad accorciare le distanze. Non è d'accordo qui col fallo e col giallo Baldé. Punizione Roma, Graziani, Playa, Marin. Pronto forse un altro cambio in casa Roma. Scalda Federico Nardin. Ma intanto in campo c'è Graziani che lancia Mannini. Ancora il 16, poi Graziani. Prova a scodellargli il pallone in mezzo, si arrabbia Cherubini. Controllo così così qui di Nardozzi. Commette fallo su Marcolini. Prova a rifiutare il Cagliari. Catena, lancio lungo a cercare Vinci Guerra. Riesce a tenere il pallone in campo il 22, però consente alla Roma di prendere il pallone. Graziani. Pisilli, Nardozzi. Si butta in avanti il 18. Serve Cherubini. Uno contro uno di Cherubini contro Arva. Ancora Cherubini, una finta, poi palla col mancino. Chiede scusa Cherubini a Nardozzi. Un po' sulle gambe Catena. Pisilli. Ne palla Pisilli, poi serve Nardozzi, Mlakar, controllo estemporaneo, Graziani
Cherubini, chiede palla, viene servito, Cherubini vuole provare il tiro, palla col mancino, Cherubini, Botischi non si muove. Qualcosa da ridire alla propria difesa, Botischi urlando dov'è? Idrissi, Catena, Baldé, si gira per Arba, il fallo di Graziani, posizione Cagliari, Catena, Arba, Polina, Baldi, con a te scambio con Polina che prova il tiro, un po' sbilenco qui, doppio cambio in casa Roma, pronti Nardin, questa volta sì che Şemlakar. Nardin e Marazzotti. Esce con numero 8 Pisilli. Nemmeno lui è d'accordo. Solitamente quando un giocatore non vuole uscire è sintomo che la squadra sta sì giocando bene, sta anche vincendo e ovviamente ognuno vuole fare bene, il senso di attaccamento. Certo è però che quando la benzina finisce è naturale fare un cambio. Ma tant'è che siamo all'84esimo. Marin pronto a questa rimessa dal fondo. Lancia lungo il portiere giallorosso. Testa Baldé Graziani, vince il cagliaritano. Corre con Ate, attaccato da Mannini. Rifugia all'indietro il 16, Graziani. Qui brutto controllo di Graziani, lo mette fallo su Vinci Guerra. Punizione Cagliari. ...85 sul cronometro, 5 minuti alla fine del tempo regolamentare, vediamo se ci sarà qualche addition time. Punizione Cagliari, c'è Polina sul pallone, Marin vuole vedere partire il pallone, ne piazza 2, Polina cross dentro, la testa di Vinci Guerra, poi Marcolini, alla fine la sfera arriva a Marin, si tuffa e la fa sua. Mannini, Graziani, Marin, qui stava rischiando tantissimo la Roma. Qui Playa a sbattere il pallone addosso a Polina e guadagna una rimessa con le mani. Con le mani va ad Alessio. Nardozzi, tacco a liberare Vetkal. Controllo di Nardozzi che però perde palla, Baldé la recupera, lancia con Ate, frana qui Karamidzis, poi ancora Cagliari con Vinci Guerra, si porta in avanti il 22, c'è libero Arba, ancora Vinci Guerra, si libera di 2 avversari, sono troppi però 4,
con le mani Arba. Ancora Vinci Guerra, chiuso Vinci Guerra, prova a tenere palla, ci sono tutti su di lui, fine riesce sia a liberare ma a regalare il pallone alla Roma. Riparte quarto Angelo Rossi con Capitan Cherubini, corre forse più del pallone a un certo punto, qui lo perde ma è bravo Marazzotti. Siamo all'87esimo sul cronometro, Cagliari 0, Roma 2, la rete in apertura di Capitan Cherubini, poi sul finire del secondo tempo Mlakar appoggia delicatamente il pallone in porta grazie al tiro cross di Oliveras, ma intanto torniamo live perché c'è la Roma che spinge, Nardozikos dentro il controllo, poi si gira, Vojicki non ha bocca, riesce a stoppare il pallone. Riparte il Cagliari con Vinci Guerra, controlla un po' così così. Cogoni, Baldé. Palla servita dal Shur, ancora Baldé. Marcolini all'indietro per Cogoni, poi Catena. Trova un'apertura per i Drissi, vediamo se ci arriva il capitano. È così. Poi attaccato da Alessio, un po' stanco forse anche Idrissi, ha speso tantissimo Idrissi. Blaia, Marin, lancio lungo del portiere. In due su Idrissi. Qui cade a terra anche abbastanza spazientito. Punizione Cagliari, posizione pallone Pulina. Mister, per favore, grazie. Marin muove i suoi, vuole mantenere la porta inviolata. Vediamo se ci saranno minuti di recupero, credo tra i 4 e i 5. Polina, cross dentro, una telefonata per Marin che giustamente si prende tutto il tempo del mondo. Alza alta, dice Marin, vuole far salire tutti. Novantesimo scoccato in questo momento. Lancio lungo di Marin, di testa a Catena. Addirittura 6 minuti di recupero. Tra sostituzioni e ovviamente interruzioni per fallo. Cagliari con Marcolini, Baldé di prima tentava di imbeccare Ashur. Chiede di far salire la propria squadra Marin. E lancio lungo. Graziani, testa di prima per Cherubini. Konaté. Idrissi. Konaté. Si butta dentro, Konaté. Guadagna un calcio d'angolo. Il solito Pulina a battere questo calcio d'angolo. Palla dentro, salta Catena, la palla poi sbatte su Ashur. Allarga per Vinci Guerra, palla dentro. Keramidzis devia in angolo. Marcatura di D'Alessio su Catena, lo scambio di Polina con Idrissi,
prova a partire terzino marocchino. Le mani Idrissi a cercare Ashur, la palla poi resta lì, si è provato Cogoni, gesto di stizza di Cogoni, lancio lungo di Marin, Cherubin, la prende Catena, poi Mannini, anzi non Nardozzi, qui Baldé è più lesto, Idrissi provava subito a rilanciare Polina, rimessa con le mani di Arba, Baldé, ancora Arba. Non è finita, dice Guidi, chiede l'ultimo sforzo ai suoi, 93 sul cronometro, 3 minuti alla fine. Vinci Guerra, qui stoppa il pallone ma si prende anche un fallo, arriva con Aninno. Punizione Cagliari con Arba sul pallone. Che fallo è, chiedono i giocatori della Roma, la spinta però di Graziani c'era. Punizione Cagliari, Polina sulla sfera. Idrissi, palla col mancino di Idrissi, perde palla però, arriva Marazzotti, poi ancora Cagliari. Cross dentro, la palla non arriva a nessuno. L'ultimo uomo Baldé, deve fare attenzione a non perdere palla. Allunga però troppo la maglia. Qui Mannini ha evidenziato la divisa del Cagliari, Votichki, lancio lungo. Idrissi, scambio con Marcolini che perde palla, poi scivola, la recupera, riprende possesso la Roma, Graziani, è un 3 contro 2 adesso, Graziani, apertura per Cherubini, lo stop di sinistro, palla col destro, Cherubini, deviazione di Cogoni. Un minuto al termine, 95esimo scattato in questo momento. Ultima palla valida del match, ci va Nardozzi. Va anche Cherubini. Lo scambio tra i due. Vuole tenere palla lì Cherubini, aspettare il triplice fischio. Nardozzi. D'Alessio, ancora Nardozzi, scambio con Cherubini, fuori gioco qui di Vetklav, ha già il fischietto in mano con la Ninno. Baldé. Non c'è più tempo, la Roma espugna il campo di Assemini, finisce 2-0 le reti di Cherubini e Maclar. È tutto, buona domenica amici di Sport Italia e continuate con la nostra programmazione. Quando nella vita le cose non vanno secondo i tuoi piani? Ecco, a volte questo ci fa perdere d'animo. Non prendertela, prendila con morbidezza. Nuovi Tempo, ancora più morbidi, biodegradabili e resistenti in lavatrice. Hai presente quando nella vita le cose non vanno secondo i tuoi piani? Ecco, a volte questo ci fa perdere d'animo.
Non prendertela, prendila con morbidezza. Nuovi Tempo, ancora più morbidi, biodegradabili e resistenti in lavatrice. Quasi sempre un'infiammazione. Hai presente quando nella vita le cose non vanno secondo i tuoi piani? Ecco, a volte questo ci fa perdere d'animo. Non prendertela, prendila con morbidezza. Nuovi Tempo, ancora più morbidi, biodegradabili e resistenti in lavatrice. Il cioccolato, Hai presente quando nella vita le cose non vanno secondo i tuoi piani? Ecco, a volte questo ci fa perdere d'animo. Non prendertela, prendila con morbidezza. Nuovi Tempo, ancora più morbidi, biodegradabili e resistenti in lavatrice. Hai presente quando nella vita le cose non vanno secondo i tuoi piani? Ecco, a volte questo ci fa perdere d'animo. Non prendertela, prendila con morbidezza. Nuovi Tempo, ancora più morbidi, biodegradabili e resistenti in lavatrice. Una sola vittoria a fronte di 3 pareggi e 5 sconfitte. Molto meglio invece sta andando la squadra azzurra, che è sesta perché è scavalcata dalla Roma con la vittoria sul Cagliari di qualche istante fa. Empoli a quota 16 punti, 4 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta finora per il gruppo allenato dal tecnico Alessandro Birindelli. Vediamo le formazioni, cominciando da quella della Fiorentina, che si schiera con Tommaso Vannucchi in porta. In difesa giocheranno Lorenzo Romani, Edoardo Sadotti e Eddy Cuadio. A centrocampo Lorenzo Viggiani, Lorenzo Matucci, Jonas Harder e Mattia Jevoli. E poi le punte sono Niccolò Fortini, Riccardo Braschi e Tommaso Rubino. Per quanto riguarda invece l'Empoli, in porta c'è Lovro Stubliar, Simone Barsi, Gabriele Indragoli, Noah Stassin e Matteo Mannelli sono i difensori. Riccardo Fini, Jacopo Bacci e Francesco Vallarelli sono i centrocampisti. Leonardo Barsotti, Erculiano Nabian e Giacomo Corona sono le punte. L'Empoli viene da una vittoria, quella ottenuta per 2-1 sul Milan nell'ultima uscita, vittoria che è stato l'ottavo risultato utile consecutivo per la squadra di Birindelli, sconfitta solo alla prima sul campo dell'Inter. Qui invece vediamo Riccardo Gallop, Daniele Gallop, mi correggo, il tecnico della Fiorentina, una Fiorentina che invece è reduce in campionato dal pareggio per 2-2 contro il Verona. La Fiorentina ha vinto soltanto una partita 4 gare fa, il 1 ottobre 1-0 con il Frosinone, poi ha ottenuto 2 sconfitte consecutive con Lazio e Juventus prima di tornare a muovere la classifica pareggiando 2-2 con il Verona. Il direttore di gara Giorgio Di Cicco è pronto a dare il via al match, una sfida importante per una Fiorentina che deve risollevarsi visto che è vicina alla zona a rischio della classifica, e questa è una squadra che, come ricorderete, recentemente ha fatto molto bene nel campionato primavera, lo scorso anno perdendo la finale per 1-0 con il Lecce, ma quest'anno deve risollevarsi e proverà a farlo fin da questo derby. Si comincia con il primo pallone giocato in fase difensiva dall'Empoli con l'appoggio di Indragoli per Stassin, con il belga che avanza di qualche metro. Prova a impostare direttamente lui per poi rallentare e appoggiare il pallone in avanti su Leonardo Barsotti. Da Barsotti ancora Pendragoli che cerca di andare basso in verticale con Vallarelli. Spazio per il cross, mette in mezzo un pallone basso che la difesa della Fiorentina riesce a leggere e a riconquistare. Difende poi il pallone Rubino, Fortini, e poi il rilancio intercettato dalla formazione empolese almeno per qualche istante. Poi ancora a calciare il pallone lontano è Tommaso Rubino. L'Empoli appoggia sul portiere sloveno Lovro Stubliar. Empoli finora trascinato in campionato dalla coppia offensiva Corona-Nabian.